dal 26 aprile al 1 maggio le sale del Museo Archeologico di Taranto e il Marta ospiteranno una nuova iniziativa che si apre alla contemporaneità. Di cosa si tratta? Si tratta di un progetto artistico curato da Russo Contemporaneo e che riunisce 7 artisti del territorio, di cui 5 tarantini, che hanno creato questo progetto legato al Marta e quindi il dialogo fra archeologia e arte contemporanea del territorio sulla base di un filo rosso che li lega, che è quello dell'elemento identitario. Quindi si tratta di 7 installazioni all'interno del percorso espositivo del Marta, quindi con l'acquisto del biglietto d'ingresso del museo si accede chiaramente alle sale espositive e ci sono queste installazioni che permettono il dialogo fra reperti e artisti. L'idea è quella di inserirsi all'interno della programmazione culturale di questa primavera tarantina in occasione del 1 maggio. Il nostro chiaramente non è un significato politico, ma è un'integrazione culturale. Questa programmazione molto interessante di questo cartellone che attira tra l'altro numerosi visitatori in città. È una sfida molto interessante perché per la prima volta si tenta di mettere a confronto l'archeologia, quindi il passato forte di questa città, di questo territorio, e la cultura della contemporaneità. Ci siamo al momento limitati a un progetto di non videoarte, di arte proiettata, cioè lavori degli artisti in una sequenza in loop montati su un video che in qualche modo lasciano sulle pareti come se fossero un po' degli affreschi, però degli affreschi transitori, un po' come la società moderna, la cultura del moderno, del contemporaneo, che è una sorta di divenire.